Covid, bollettino settimanale, contagi ancora in calo, lieve aumento delle ospedalizzazioni. A Palermo, settimo congresso regionale della Ulca Sicilia, al centro del dibattito la desertificazione degli sportelli bancari e la perdita di lavoro nel settore. Se la memoria ha un futuro, 41esima edizione delle Orestiadi dall'8 luglio al 6 agosto a Gibellina, dal grande omaggio a Pierpaolo Pasolini al ricordo delle stragi del 1992. A Taormina apre al pubblico la mostra Umiltà e Splendore, l'arte nei conventi dei Cappuccini di Messina, Catania ed Enna, tra Controriforma e Barocco. Si è già quasi conclusa la vendita dei biglietti per Palermo-Padova, finale di ritorno dei play-off, promozione in programma domenica sera al Barbera. Ben ritrovati al primo appuntamento con l'informazione di Media News di oggi, giovedì 9 giugno. Apriamo con le notizie sul Covid. Bollettino settimanale, contagi ancora in calo, lieve aumento delle ospedalizzazioni. Nella settimana dal 30 maggio al 5 giugno si registra ancora un decremento di nuovi casi con un'incidenza pari a 14.205-8,76%, un valore cumulativo di 295.85 su 100.000 abitanti. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Siracusa e Palermo. Le fasce d'età più a rischio sono quelle tra gli 11 e i 13 anni e tra i 45 e i 59 anni. Aumentano lievemente le nuove ospedalizzazioni. I dati relativi alla campagna vaccinale fanno riferimento alla settimana dal 1 al 7 giugno. Nella fascia d'età 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 27.19% del target regionale. Hanno completato il ciclo primario 73.632 bambini, pari al 23.38%. I vaccinati over 12 con almeno una dose sono il 90.11% del target regionale, mentre ha completato il ciclo primario l'88.83% degli aventi diritto. Complessivamente i vaccinati con terza dose sono 2.731.843, pari al 73.79%. Dal 1 marzo è iniziata la somministrazione della quarta dose per gli over 12 con marcata compromissione della risposta immunitaria e che hanno già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi da almeno 120 giorni. Dal 12 aprile è stata estesa la somministrazione della quarta dose agli over 80, ospiti dei presidi residenziali per anziani e ai soggetti tra i 60 e gli 80 anni affetti da condizioni di particolare fragilità. Hanno diritto alla quarta dose i soggetti che hanno ricevuto la prima dose booster da oltre 120 giorni senza intercorsa infezione da Covid. Dal 1 marzo sono state effettuate 26.263 somministrazioni di quarta dose, delle quali 18.897 a soggetti over 80. Un incendio è scoppiato nella notte a Ballarò, nel cuore del mercato storico a Palermo. Un appartamento, per cause ancora da accertare, è stato interamente avvolto dalle fiamme. Sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere il rogo e che nelle prossime ore dovranno valutare se l'intero edificio è in condizioni di sicurezza. Gli inquilini degli altri appartamenti sono stati portati al sicuro dai pompieri e non si segnalano feriti, ma solo danni alla palazzina e annerimento del prospetto e degli interni. In corso indagini per capire come si sia sviluppato l'incendio. Verso la chiusura dell'anno scolastico, il sottosegretario all'istruzione Barbara Floridia, presente all'iniziativa della scuola Mazzini Gallo, ha annunciato investimenti sulle strutture. Tre nuove scuole in provincia di Messina, il prossimo anno in classe senza mascherina. Sicuramente la vaccinazione ha permesso e ha fatto sì che le scuole potessero riaprire, quindi siamo stati molto contenti, ma abbiamo lavorato sodo. Le scuole sono davvero un baluardo di legalità e anche di esempio di buoni comportamenti, perché il distanziamento, il tenere le mascherine e i dispositivi in genere di sicurezza hanno permesso alle scuole di riaprire in sicurezza. Abbiamo sempre monitorato e il livello di contagio all'interno delle scuole è rimasto sempre basso, quindi possiamo dire che il bilancio è decisamente positivo di quest'anno e un altro anno speriamo di riaprire senza mascherine. Ecco, già una prospettiva, un'indicazione che già voi date alla comunità scolastica che tornerà nuovamente a frequentare gli edifici dal prossimo anno. Oltre
e la mascherina che non ci sarà più, che cosa ci dobbiamo aspettare come forma di investimento anche per rilanciare una scuola che ha subito tanto, se pensiamo anche al lockdown, pensiamo alle varie difficoltà legate al Covid? Guardi, parlando nello specifico per esempio di Messina, abbiamo investito 9 milioni di euro in progettualità e altre risorse utili per le scuole, quindi sicuramente partiamo avvantaggiati. Inoltre molte sono le risorse che arriveranno con il PNRR e quindi certamente anche l'edilizia scolastica avrà dei miglioramenti. Nasceranno 3 nuove scuole delle 216 innovative in tutta Italia e saranno proprio 3 qui in provincia di Messina. E certamente, non ultimo, il piano Rigenerazione Scuola, che è un piano per una nuova cittadinanza che ho lanciato lo scorso anno col Ministro e che domani presento alla Commissione Europea. Quindi sono contenta che da Messina sia partita anche l'idea di un piano nazionale che è diventato un esempio europeo. Quali sono allora queste 3 scuole che sorgeranno sul territorio della provincia? E una scuola sarà a Spadafora, una a Taormina e una a Capodorlando e saranno 3 scuole totalmente realizzate ex novo nel totale rispetto dell'ENZEB, cioè dell'efficientamento energetico quasi a impatto zero, con moduli diciamo di spazi diversi rispetto alle aule tradizionali. Sono scuole progettate a livello nazionale da architetti come Renzo Piano. A Palermo, 7° congresso regionale della Wilca Sicilia. Al centro del dibattito la desertificazione degli sportelli bancari e la perdita del lavoro nel settore. Il congresso è l'occasione per fare un bilancio degli ultimi anni, del lavoro degli ultimi anni, ma anche per lanciare progetti per i prossimi 4 anni. I problemi della categoria, delle categorie anzi che rappresentiamo, noi rappresentiamo bancari, assicurativi ed esattoriali, sono tanti. All'interno delle banche in particolare, certamente c'è il problema della desertificazione che si pone in Sicilia come un problema gravissimo, perché su 390 comuni, il fatto di avere 131 comuni, questi sono dati Banca d'Italia, senza uno sportello, è un fatto che ovviamente dà il via libera all'usura, a canali di erogazione del credito non legali. E quindi da un punto di vista proprio di usura, ma anche per il rilancio dell'economia, ovviamente il credito è essenziale, non può mancare il credito. Noi riteniamo che il credito sia un diritto, debba essere a disposizione dei cittadini. Sembra che le banche in Sicilia stiano perdendo il contatto con il territorio. Sì, è un problema che riguarda la Sicilia, come diciamo buona parte dell'Italia purtroppo, ma che è molto sentito al sud e quindi siamo non solo preoccupati, ma insistiamo con grande forza perché le banche rivedano questa impostazione, perché la presenza sui territori è fondamentale sia come servizio alla clientela, perché quando non c'è un servizio a che pagarne le conseguenze sono i soggetti più fragili e più deboli o quelli che hanno meno possibilità, ma anche come presidio di legalità, soprattutto nella distribuzione di risorse, importante soprattutto in questa fase di gestione delle risorse del PNRR, e quindi è una tendenza che noi crediamo debba essere invertita al più presto. Ecco, a proposito di sportelli bancari, il microcredito rivolto appunto al territorio in un momento post-pandemico. Esattamente questo è uno dei problemi, oltre ovviamente a quelli occupazionali che si trascina la chiusura degli sportelli. È un trend che, come dicevo, sta proseguendo da tempo. In Sicilia nell'ultimo anno, tra il 20 e il 21, si sono persi altri 52 sportelli, sono diminuito il personale di oltre 500 unità, e quindi è un problema che riguarda soprattutto, come diceva lei, i territori più piccoli, quelli che possono essere più difficilmente raggiungibili, e quando c'è un vuoto, quel vuoto spesso è occupato da situazioni che nella migliore dei casi non sono regolate, ma nella peggiore sono illegali, e fenomeni come l'usura e il riciclaggio poi diventano molto più difficilmente controllabili di quanto può avvenire con soggetti regolati e legali. È tempo di bilanci per l'Ordine degli Ingegneri di Palermo. Per il presidente Vincenzo Di Dio, un bilancio positivo che oggi ci consente di guardare ancora lontano, protagonisti di una stagione che deve mettere sempre al centro la figura della nostra professione.
Allora, l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo, che mi onoro di presiedere, intanto volevo rimarcare come sia un ente pubblico e in quanto tale va gestito. Per questo abbiamo iniziato un'importante azione di recupero del credito non appena ci siamo insediati, perché purtroppo abbiamo trovato dei crediti non riscossi molto ingenti. È stata un'azione dolorosa e necessaria. Oggi abbiamo riportato in ordine i conti di questo ente pubblico, che ricordo ha anche dei dipendenti, quindi deve assicurare lo stipendio e il trattamento di fine rapporto ai nostri dipendenti. Questa azione è stata utile anche evidentemente a poter avere i soldi in cassa per offrire servizi, perché la riscossione che l'ordine effettua è finalizzata appunto alla garanzia dei servizi nei riguardi degli iscritti. Allora mi piace citare tra questi l'acquisto che abbiamo fatto di strumenti per 30.000 euro messi a disposizione dei colleghi, che oggi possono avere questi strumenti di supporto alle loro attività professionali garantiti appunto dall'ordine. Ma i servizi possono anche essere resi in forma gratuita. Mi riferisco per esempio alla formazione. Abbiamo fatto delle attività di formazione di qualità e in forma gratuita. Qualora è stato necessario, eventualmente abbiamo garantito un gettito a queste attività attraverso delle sponsorizzazioni e comunque gli iscritti hanno sempre fruito di una formazione gratuita, il che lo ritengo molto importante e antitetico con chi prospetta invece la realizzazione di fondazioni, che molto spesso hanno solo lo scopo di creare lucro attraverso la formazione, cosa che diciamo non è assolutamente nei nostri programmi. Abbiamo altre attività che abbiamo sviluppato sempre in forma gratuita e molto utili nei riguardi dei colleghi. Mi riferisco per esempio alle collaborazioni con le istituzioni per alcune leggi che poi sono state diciamo alla base delle attività professionali di questi ultimi anni. Per esempio la legge sulla certezza dei pagamenti, voluta da questo ordine, sviluppata in collaborazione con le forze politiche, che oggi garantisce certezza dei pagamenti per le attività di edilizia privata in tutti i comuni della Sicilia. Molte sfide per il futuro ci aspettano. Una è, diciamo, sfide e criticità al contempo. Alludo al superbonus e alludo al PNRR. Cambiamo argomento. È stata sottoscritta a Palazzo Comitini la convenzione Piano Battaglia tra la città metropolitana di Palermo, i comuni di Polizzi Generosa, Collesano, Isnello, Petralia, Sottana, l'ente Parco delle Madonie. La convenzione ha lo scopo di garantire la partecipazione degli enti coinvolti, con il compito di elaborare gli indirizzi programmatori e le traiettorie di sviluppo e coordinamento dell'uso dell'area e dei servizi. Gli obiettivi sono nello specifico la realizzazione di un modello integrato di gestione di alcuni servizi per il miglioramento della fruizione della località sciistica Piano Battaglia, i cui impianti di risalita la città metropolitana di Palermo, nella qualità di gestore unico, intende gestire anche attraverso la propria società a totale partecipazione pubblica Palermo Energia S.p.A. per la promozione turistica della stazione. La sinergia tra il gestore unico degli impianti e gli enti convenzionati del comprensorio Madonite e la regione siciliana per garantire la valorizzazione delle potenzialità turistiche. Intesa e concertazione delle scelte di pianificazione tra le istituzioni interessate alla difesa e tutela, uso e governo delle risorse dell'area in linea con i principi dello sviluppo sostenibile, sociale, economico ed ambientale. Essere luogo di confronto per la risoluzione di problemi di competenze è una razionale e unitaria pianificazione fisica, ambientale e socio-economica. La convenzione dovrà rispondere inoltre alle esigenze di sostenibilità ecologica, economica e sociale. Si dovrà individuare le competenze di ciascun ente con un apposito disciplinare tecnico-economico per l'assunzione organizzativa ed economica dei servizi di spalamento neve della viabilità e parcheggi, garanzia di percorribilità invernale della viabilità di accesso, organizzazione, gestione e mantenimento dei parcheggi limitrofi alle aree circostanti il piano di Piano Battaglia ed ancora gestione della sicurezza nell'area limitrofa alle piste di discesa, fornitura, gestione e pulizia dei servizi igienici pubblici, pulizia delle aree del comprensorio pre e post eventi, gestione in sicurezza delle concentrazioni antropiche, assistenza sanitaria alla popolazione.
Il governo del territorio dovrà realizzarsi mediante il corretto uso delle risorse attraverso interventi attivi di controllo e monitoraggio. A tale scopo è stata costituita una cabina di regia con la partecipazione di un rappresentante per ognuno dei soggetti sottoscrittori. La cabina di regia sarà presieduta dal rappresentante della città di Palermo e si riunirà con periodicità mensile nel periodo invernale e comunque ogni qualvolta si riterrà necessario. I comuni convenzionati e l'ente Parco delle Madonie svolgeranno infine servizi sul territorio mediante le proprie risorse umane, subordinatamente alle dotazioni strumentali di loro proprietà e o fornite da altre amministrazioni. Se la memoria ha un futuro, 41esima edizione delle Orestiadi 2022 dall'8 luglio al 6 agosto a Gibellina. Dal grande omaggio a Pierpaolo Pasolini nel centenario della sua nascita al ricordo delle terribili stragi del 1992 attraverso le parole di Salvo Licata. Ritornano le Orestiadi di Gibellina nel segno della memoria, per ricordare ma anche per rinnovare quel ricordo, dall'8 luglio al 6 agosto, dal Bagno di Stefano al Cretto di Burri. Inizieremo con un grande omaggio dedicato a Pierpaolo Pasolini nel centenario della sua nascita, al Bagno di Stefano, e chiuderemo al Cretto di Burri per ricordare le terribili stragi del 92 con le parole di Salvo Licata, scritte proprio 30 anni fa per questa terribile occasione. Iniziamo con Alessandro Haber e in Mavilla, è un'orestea dal gusto pasoliniano. Proseguiamo l'omaggio per Pasolini con il laboratorio Eugenia di Palermo e il loro Appunti per Pilade. Le immagini di Franco Maresco incontrano le parole di Franco Scaldati per ricordare Giovanni Falcone. Chiara Gambino racconta la morte di Calogero Zucchetto nel 1982 con un suo spettacolo. Poi sarà il momento dedicato all'opera lirica e alla sua riscrittura. Marco Baliani racconta il suo Rigoletto, mentre le Ebanensis, con la riscrittura di Mario Tronco dell'orchestra di Piazza Vittorio, porta in scena Così fan tutte. Un weekend sarà dedicato alle figure femminili ed in particolare a due grandi autrici siciliane, Dacia Maraini e Nadia Terranova. Silvia Ielli porta in scena le donne di Dacia Maraini, raccontate con Stefania Blandeburgo, Aurora Falcone e Simona Sciaraba, mentre i Fanny Alexander con Anna Bonaiuto e Valentina Cervi porteranno in scena Dio Fantasmi di Nadia Terranova. Un focus sui giovani artisti, il premio Leo De Bernardinis del Teatro di Napoli incontra il premio Città Laboratorio di Gibellina e quindi due progetti di giovani artisti italiani. La conclusione sarà un gran finale sul Cretto di Burri, come abbiamo detto le parole di Salvo Licata nell'orazione per Falcone e Borsellino nel giorno di San Rocco, scritta nel 1992, ritornerà in scena con Fabrizio Ferracane e Filippo Luna, e quindi ritorna dopo 20 anni sul Cretto di Burri Marco Paolini col suo nuovo spettacolo Sani, teatro fra parentesi. Sarà l'occasione per ritornare tutti insieme a riempire i luoghi della cultura e del teatro. Vi aspettiamo quest'anno a Gibellina. 41 edizioni di Orestiadi sono un pezzo di storia della nostra terra. La regione siciliana non poteva non esserci quest'anno, come anche gli altri anni. E lo fa, come negli ultimi anni, al grande Cretto. La Fondazione si ripropone come una delle istituzioni culturali di maggiore rilievo di questa terra. Attraverso il teatro propone la memoria, utilizzando anche le parole di Sciascia, se la memoria ha un futuro. E per noi questa memoria, la memoria di tutto ciò che abbiamo tentato di disseminare nella realtà di questa terra, la memoria certamente avrà certamente un futuro. E ora parliamo di arte. A Taormina, nei due piani di Palazzo Ciampoli, apre al pubblico da martedì 14 giugno la mostra Umiltà e Splendore, l'arte nei conventi dei Cappuccini di Messina, Catania ed Enna tra Controriforma e Barocco, ingresso gratuito fino al 14 settembre. Un progetto irripetibile, capolavori inediti o semisconosciuti provenienti da eremi, sacrestie e magazzini dei musei dalla Controriforma al Barocco in arrivo a Palazzo Ciampoli di Taormina. Fra gli artisti di spicco Pulzone, Alberti, Lanfranco, l'olandese Stomer e il fiammingo Bormans. Una trentina le opere incluse nel percorso espositivo, che tra i punti di forza può contare sulla presenza di 5 grandi pale d'altare di non facile movimentazione, che provengono dalle chiese cappuccine di alcuni centri collinari della Sicilia nordorientale e dell'entroterra etneo.
Per la prima volta si potrà consentire al pubblico di apprezzare attraverso un approccio ravvicinato queste opere straordinarie, solitamente visibili a distanza e con l'inevitabile filtro di altari e tabernacoli lignei che ne impediscono una visione integrale. 4 le sezioni espositive, le prime 3 scandite da scelte iconografiche caldeggiate dall'ordine, la quarta dedicata ai frati Umile e Feliciano da Messina. In mostra anche una preziosa selezione di volumi appartenenti al fondo antico della Biblioteca dei Cappuccini di Messina, in un arco temporale che va dalla fine del Cinquecento sino ai primi decenni del Settecento, sono state selezionate quelle opere che documentano i mutamenti epocali, gli orientamenti stilistici e la varietà degli idiomi parlati dagli artisti apprezzati nel viceregno spagnolo. Organizzata e prodotta dal Parco Archeologico Naxos Taormina, in collaborazione con la Soprintendenza dei Beni Culturali di Messina e promossa dalla provincia dei Frati Minori Cappuccini di Messina e dall'Associazione Intervolumina, la mostra sarà visitabile con ingresso gratuito fino al 14 settembre. Lo Zambia non è un paese semplice anche per in virtù della sua natura bizzarra che ci fa stare sempre allerta, l'ho imparato col tempo, qui non ci si può permettere di essere superficiali. Lo racconta Cristina Fazzi, medico che dal 2000 vive in Zambia, in un libro scritto a quattro mani con la giornalista Rai Lidia Tilotta. È stata una scelta che ho fatto 22 anni fa e che effettivamente mi ha portato a condurre una vita, diciamo, un po' diversa da quella che potrebbe essere una vita che si potrebbe normalmente condurre ad Enna. Ne sono però molto contenta perché ho avuto modo di fare esperienze sia professionali che umane sicuramente molto importanti e gratificanti e che mi hanno riempito il cuore oltre che l'animo, quindi ne sono molto contenta. Abbiamo costituito una associazione che si chiama Tuafuane in lingua locale Bemba vuol dire lavoriamo insieme aiutandoci a vicenda, perché questo poi è il principio della nostra opera. E sì, questa associazione poi porta avanti dei progetti, uno è il progetto Madre e Bambino, storico, 22 anni, e l'altro è nuovissimo, è un progetto che si occuperà della salute mentale dei minori, cosa che non esiste in Zambia, quindi sarà la prima volta non solo per noi ma per tutto il paese, quindi è una bella sfida. Però naturalmente la patologia psichiatrica, come in tutte le parti del mondo, merita attenzione anche nello Zambia, soprattutto appunto considerato che nei confronti dei minori questo tipo di problematica ancora non è stata affrontata da nessuno. Un incontro che praticamente ti ha stregato. Sì, letteralmente stregato, perché Cristina l'ho conosciuta per caso, perché un collega ha detto ospitiamo questa donna che fa la missionaria in Africa. Ho detto vabbè sì, ospitiamola. E quando lei è stata ospite da noi in trasmissione, a un certo punto ha stregato tutti, ma tutti, cioè nessuno riusciva più a fare quello che doveva fare in regia, perché lei era completamente ipnotizzava tutti, perché non è soltanto una storia straordinaria la sua, di una vita straordinaria, ma è proprio l'idea che sta dietro il suo modo di operare in Africa, che è straordinaria, che non è l'aiutiamoli a casa loro, non c'entra assolutamente nulla, è il mettere a disposizione delle persone non soltanto le proprie capacità mediche, non solo, lei potrebbe fare anche il ministro dei lavori pubblici persino in Italia, perché costruisce pure i progetti, cioè non soltanto l'immagina, ma poi li realizza proprio concretamente. E quindi è una donna che obiettivamente ha una, non soltanto una capacità di darsi e donarsi incredibile, ma lo fa anche con un'idea che è basata molto anche sul concetto di giustizia, cioè perché un bambino in Italia deve stare bene e la madre che lo partorisce deve stare bene e in Zambia no, e perché un disabile, un ragazzo che ha problemi di disabilità psichica in Italia può essere curato in Zambia no. Ecco, il principio base è quello che secondo me è fondamentale. Domani pomeriggio a Piazzetta Bagnasco a Palermo sarà presentato il libro Fabrizio Berruti, 70, il poliziotto e la strage negata, un approfondimento sul disastro aereo di Montagnalonga. Domani alle 18, Piazzetta Bagnasco, che ormai è diventata una sede deputata per le discussioni, per le presentazioni dei libri, per i momenti culturali, presenteremo il libro dal titolo 70 di Fabrizio Berruti, laddove ricorderemo la tragica vicenda della cosiddetta strage di Montagnalonga e la figura del vicequestore Giuseppe Peri. La strage di Montagnalonga avvenne nel 1972, era un aereo che proveniva da Roma e doveva atterrare a Palermo. E durante la fase di atterraggio si disse che l'aereo era andato ad impattare verso la montagna ed era esploso.
La perizia fu fatta sui generis in maniera molto edulcorata, stabilì che i due piloti entrambi erano ubriachi, cosa piuttosto inverosibile, perché due piloti simultaneamente ubriachi è una cosa un po' fuori dal comune, ma comunque fu così classificata. Negli anni successivi, ecco perché nasce questo libro, si stabilisce che in effetti non fu una disgrazia, ma bensì un attentato a tutti gli effetti attraverso una seppur piccola carica di titolo che era all'interno dell'aereo. Le indagini a quel tempo le espletò il vicequestore Giuseppe Peri. Giuseppe Peri era il capo della squadra mobile di Trapani. Attraverso queste indagini molto accurate che lui fece da solo in maniera certosina, addivenne a questo attentato e poi tutte le vicende filomassoniche e mafiose che nella provincia di Trapani si perpetravano. Accade così che il vicequestore poi Peri manda un rapporto a 8 procure italiane, tra cui la Procura Generale di Palermo. Queste 8 procure non fanno altro che insabbiare il rapporto. Il vicequestore Peri viene demansionato, viene trasferito, viene mandato a Palermo in uno sgabuzzino a fare passaporti. Dopo qualche tempo muore di crepacuore. A distanza di tanti anni noi ricorderemo la nobile figura e l'eroica figura del vicequestore Peri e quindi l'incidente, insomma, che non fu incidente ma fu una strage a tutti gli effetti che era diretto possibilmente a qualcuno dei passeggeri che portò a questa immane tragedia di 117 vittime. Da segnalare che tra le vittime una vittima non fu mai identificata perché non si venne mai a sapere chi era, probabilmente l'attentatore. Dopo il premio Borgo dei Borghi d'Italia, oggi Gangi è anche capitale italiana dei selfie. A lanciare l'iniziativa sono due giovani che hanno ideato il portale Visit Gangi. Sentiamo. Andis Cekuls è un giovane lettone che lavora nel campo dell'innovazione strategica. Si è innamorato della Sicilia e delle Madonie, tanto da decidere di trasferirsi dal suo paese d'origine, la Lettonia, per venire a vivere a Gangi. Insieme a Rosalia Le Calze, laureata in cinema e spettacolo e specializzata nella creazione di contenuti digitali, insieme nel febbraio 2022 hanno deciso di trasferirsi a Gangi con l'intento di attuare diverse strategie promozionali utilizzate nel mercato estero, come ad esempio quello baltico, rendendo Gangi più tecnologica, accessibile al turista straniero ed anche più vicina al mondo dei giovani. La loro missione è creare un brand, Visit Gangi, che vuole cambiare l'immagine dei borghi italiani nel mondo. Oggi Visit Gangi è un portale interattivo che permette di vivere il borgo attraverso contenuti digitali, una mappatura del borgo sempre aggiornato, con centinaia di foto, video e articoli sia in inglese che in italiano. Una mappa online che indica i vari selfie points piazzati in 12 punti del paese di Gangi. I posti selezionati, oltre a essere perfetti sfondi a livello fotografico, sono anche di interesse culturale, come il selfie al Palazzo Buongiorno di stile rococò o sotto la Torre dei Ventimiglia. I selfie points, realizzati dal designer lettone Arthur Skrebels, hanno tutti un codice QR, che rimanda a un articolo dove sarà possibile individuare anche gli altri punti di interesse. Suggeriscono gli hashtag da usare dopo aver scattato la foto e chi otterrà più like potrebbe vincere un premio di riconoscimento, provare un dolce tipico di Gangi, un souvenir fatto a mano da un artista del posto o addirittura una notte in uno degli hotel Airbnb del paese. L'idea non solo permetterà al visitatore di scoprire Gangi in modo divertente, ma rimanda anche al portale, spiegano i due ideatori, il sito creato per il turista che oltre ad avere articoli che suggeriscono cosa fare e come scoprire Gangi e come raggiungerla, contiene video e materiale interattivo. Suggerisce i migliori ristoranti, gli orari di apertura e chiusura e i luoghi per il pernottamento, con i relativi contatti. Il tutto per rendere il viaggio sicuro, rilassante e piacevole durante la scoperta della capitale italiana del selfie. Ogni scorcio è stato fotografato e geolocalizzato con sistemi interattivi e una serie di video sviluppati per promuovere le bellezze del borgo. Il sito visitganci.com è stato messo online lo scorso 11 aprile. E ora passiamo alle notizie sul calcio. Si è quasi conclusa la vendita dei biglietti per Palermo-Padova, finale di ritorno dei play-off, promozione in programma domenica sera al Barbera. Delusione per migliaia di tifosi rimasti senza il tagliando. Vediamo il servizio. Si è conclusa in pochissimo tempo la vendita ufficiale dei biglietti per Palermo-Padova, match valido per la finale di ritorno dei play-off di Serie C. È stata lunga ma per tantissimi vana. L'entusiasmo della gente ha fatto sì che lo stadio andasse sold out in circa 2 ore. L'altra faccia della medaglia però vede tantissime persone deluse per non essere riusciti a prendere il ticket per la partita. Questa delusione spinge qualche furbetto a compiere il bagarinaggio. Code lunghissime e infinite attese ai botteghini dove la gente paziente e speranzosa si è ammassata per potersi accaparrare un tagliando già dalle prime ore del mattino.
La situazione per esempio al botteghino dello stadio è anche peggiore, con centinaia di persone ammassate con i volti tesi, con la paura di non riuscire a comprare il biglietto e con un occhio al cellulare, provando nel frattempo ad acquistare i tagliandi online, ma anche lì l'attesa è stata lunghissima e purtroppo inconcludente. I più rapidi e fortunati sono riusciti a comprare il ticket dopo 20 minuti di attesa. Altrove è dovuta intervenire addirittura la polizia per riportare la calma. È accaduto per esempio davanti allo stadio Renzo Barbera di Palermo e al San Lorenzo Mercato. Gli agenti sono intervenuti chiamati dai responsabili di Viva Ticket. Sui social, a pochi minuti dalla fine della vendita, sono apparsi i primi annunci di vendita di biglietti per via privata. Tanti utilizzano scuse bizzarre come partenze improvviso o impegni di lavoro impossibili da spostare per provare a rifare dei soldi sulla pelle dei meno fortunati. Cresce l'attesa per l'avvenimento agonistico e purtroppo anche la preoccupazione per l'ordine pubblico. Saranno in tanti a presentarsi allo stadio, probabilmente senza il tagliando d'ingresso. Questa era l'ultima notizia, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento con la prossima edizione di Media News e vi auguro buon proseguimento di ascolto.